Questa settimana cuciniamo insieme gli schiaffoni, cozze e pistacchi. Un primo piatto perfetto per il vostro cenone di Capodanno. Trovate come sempre la ricetta completa e gli ingredienti su 980.com. Per fare la salsina al pistacchio vi serviranno della ricotta fresca, dei pistacchi e dell'olio evo. Per prima cosa dovete tostare i pistacchi in una padella facendo attenzione a non bruciarli. Appena saranno pronti, versateli in un frullatore insieme ad un goccio di olio e iniziate a frullare alla massima velocità. Frullate per bene e a questo punto potete aggiungere della ricotta e un altro filo di olio. Continuate a frullare sempre alla massima velocità. A questo punto versate il composto ottenuto in una ciotola e mettete da parte. Lavate e sbollentate delle cozze. Versate olio evo, aglio e prezzemolo in una padella e lasciate insaporire tutto. Dopo qualche minuto buttate nella padella anche le cozze che avevate sbollentato. Fatele cucinare un po' e sfumate con del vino bianco, io ho usato del prosecco. Cucinate gli schiaffoni e nel frattempo ammorbidite la crema di pistacchio aggiungendo dell'acqua di cottura degli schiaffoni. Mettete da parte alcune cozze e pulite quelle rimaste nella padella. Versate la crema di pistacchio nella padella e lasciate insaporire. Amalgamate gli schiaffoni con il sughetto e il vostro piatto sarà pronto da gustare. Impiattate aggiungendo parte delle cozze che prima avevate messo da parte.